Gli ingredienti di oggi sono mazzancolle fresche, sale e pepe messi insieme, un po' di vino e infine un goccio d'olio che andiamo a mettere subito sulla padella. Un goccetto di più. Accendiamo il fuoco. Questa è una mia ricetta, diciamo che mi è stata tramandata e io l'ho leggermente perfezionata. Aspettiamo un attimo che si scalda l'olio. Ok, possiamo mettere giù le nostre mazzancolle. Si va subito con il sale e il pepe. Si fa rosolare per bene e poi si sfuma. Quando vediamo che le mazzangolle si sono cotte per bene da un lato, le rigiriamo. Eccoci qua. E adesso andiamo il tocco di sale e pepe anche da questa parte. E facciamo sfumare l'altra parte che non era stata sfumata. Lasciamo soffriggere. Il bello di questo piatto è che il pepe non si sente eccessivamente, appunto perché abbiamo messo il vino e fa un bel contrasto di dolce e un po' piccante salato, visto che c'è anche il sale. E voilà, la Jason Fay, questo è un antipasto che potete fare caldo, che potete fare facilmente, tranquillamente, stupendo i vostri amici. Al prossimo video.